Andrea, bentornati sul canale. Siamo qua ancora con la carriera cludinese di FIFA 16. Pubblicato recentemente il primo video dove abbiamo visto il trasferimento di Montolivo con alcuni giocatori che sono partiti in prestito e che ho annunciato oggi, il mese di agosto, per la Coppa Italia, la sfida con la Juventus e altre due partite di campionato che sono programmate. Una o due, era, non mi ricordo. Allora, ripartiamo da dove abbiamo lasciato l'episodio scorso. Tanto potete vedere tenuta dell'Udinese anche oggi per supportare questa squadra. Io non sono di Udine, sono della Versilia, quindi ho la Malinese per come famiglia paterna. Allora, scusate, ho appena mangiato. Ripartiamo da dove abbiamo lasciato, ovvero un prestito di Musa Wojcik al Chievo. Oggi voglio parlare però anche dell'allenamento, che è una cosa veramente fondamentale, in cui mi sono sia dimenticato che prima di tempo non ho potuto inserire nell'altro video. Allora, qua alleniamo i nostri fenomeni. Tanto Scuffetta sarà un giocatore che sta sempre presente in allenamento, e comunque anche altri giocatori che hanno bisogno di crescere, perché un giorno appunto fanno parte di questa squadra, come appunto Fofana, perché ha un esercizio che lo migliorita, questo qua. Difensori centrali sicuramente Samir, vediamo tutti i vari esercizi. Non abbiamo terzini, quindi andrà a allenare Puntisso. Tutti esercizi difficili. Come si fa a capire come dire, cos'è produttivo per loro? Quanto più triangolini verdi ci sono, più abilità aumentano, più alta probabilità di scalare il livello delle valutazioni generali. Allora abbiamo appunto Felipe, come dove ho lasciato ieri, che si è ristabilito. Oggi non faccio l'individuo, faccio proprio diretta così, cioè nel senso registro mentre gioco. Poi ovviamente la partita non me le farò tutte, taglierò alcune parti. Allora, se stabilito, Ranegi vuole giocare la prossima partita, si può anche far giocare. E andiamo a giocarcela contro i Bari, prima partita di questa carriera. Ho giocato a maglia rossa il Bari, devo giocare con la seconda maglia. E facciamo subito, come detto, Scuffetti in porta. E mettiamo Ranegi al posto di Terò. Ovviamente, dove sono finiti? Terò andrà in panchina, perché in caso che la partita si metta male, sarà pronta ad entrare. E comunque ci porta anche Carnesi, se con un portiere in panchina va sempre bene. Allora, buona partita e vi lascio alla telecronaca, che non farò io la telecronaca, ma sono solo a commentare sotto i vari errori. Ecco, mettiamola così. Vietato sbagliare oggi, è lo spirito e il meccanismo della Coppa che rende queste sfide ancora più speciali. Solo un piccolo sbaglio potrebbe rivelarsi fatale in queste partite. Si parte! E si parte, su! Siamo di mezzo. Stefano, le aspettative sui Leo qui sono sempre molto alte, spesso anche troppo, rischio di bruciarli prima ancora che possano metterli. Pericolo, ecco il tiro! Tiro largo, fuori Ho porta. visto la Madonna. C'è pressione su di lui. Salta Widmer! l'uomo. Widmer! E Astazio prova e c'è gol uno! dell'Udinese! E chi lo fa? Kunz! Roberto di Kunz! Ottimo tiki taka. Addio, 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 addio. Vabbè. Tutto Sì. pronto Dimmi dal per fondo, dai. il rinvio dal fondo. Dimmi, dimmi.
illuminaci una seconda volta, Widmer, illuminaci una seconda volta, scarica per De Paul, Raneci, occhio al tiro, e questo può essere un gol, Montolivo, ed entra in rete, e questo può essere un gol, vediamo chi l'ha segnato, Montolivo, Montolivo, bella gol impeccabile, davvero una grande giocata. Eh sì, ha cercato la palla senza pensarci, adesso sotto porta. Stupendo. Contento, vedi? Guarda, grande opportunità. Hanno tirato su di lei. Bisogna essere al posto giusto nel momento giusto. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti nella zona. Ancora il probabilmente la partita ormai. Abbiamo preso una direzione, però. E l'arbitro dice che mai dare tutto per scontato. Secondo tempo? Secondo tempo. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Oggi è al suo esordio assoluto, possiamo fare un primo bilancio dopo 45 minuti, come valuti la prestazione? Maniero, Maniero, no, che buco! Prova a sorprenderlo, palla che scivola a fondo campo. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Vai a rinanzare, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. A giro! Ecco il tiro, parata straordinaria, come un cosa si è messo? Risolve a lui. Fare quanti mi se ne è avuti, però c'è un e qui entra sì però ultimo ora di mercato Coutinho si dal Paris Saint Germain dal Liverpool a spazio per tirare una grandissima parata questa. Raneci poteva segnare prima di uscire, però non è allora Lignan la palla recuperata. Adnan, conclusione senza angolo, il portiere rimane fermo e recupera il pallone. Morleo, Valian, aiuto! Pericolo, ecco il tiro. La deviazione, calcio in angolo, c'è la soffrire fino alla fine qui. Vai, due tutte le carriere che ha avviato per ora sempre passato non si capi morto, quindi apre di testa. Torcere. Supera l'avversario che era entrato in tacco. Prova la botta. Cosa ha preso? Palla fuori, sarà corner. Cosa ha preso? Qui poteva anche lasciarla. Un altro cambio. E entrerà Badu al posto di uno sfinito Montolivo. Palla che esce, sarà fallo laterale. Il gioco è fermo per una sostituzione. Morleo. Brienza. Palla in area. Attenzione, scuffetto, ne ha presa un'altra. Ottimo intervento del portiere. Ne ha presa un'altra. Mamma mia. Ma tu l'ha messo un attaccante per un difensore. De Paul. Col fisico per però che ha ancora fiato ma si soccò si impone invece no Tero è più forte ma non è più veloce Tero e sono tre. Hanno messo il punto esclamativo anche in questo finale di gara. Sì, allora è stata una prestazione superba, entra, la grande squadra. Con questa rete aumentano ulteriormente il c'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ecco il tiro! E c'è spazio ovviamente anche per soluzioni disperate come questa. Adnan profondo per Badu. Badu ha segnalato 3 minuti di recupero. Prova in porta, colpisce la traversa, non è finita. Attenzione al tiro, palla respinta dal difensore. De Luca. E ragazzi, termina qui. Termina 3-0. Partita che comunque risultava abbastanza facile alla fine. Però insomma, se non ho tempo, ci hanno dato le chiodi da torcere, sicuramente.
Allora, premi torneo 50.000 euro, non ci si fa niente, l'amicizia è contento e possiamo andare avanti. Tanto alleniamo Scuffetta, che ha fatto una partita veramente buona. Non vi dico che lo metterò titolare sempre, perché comunque il posto lì è di Carnesis, però veramente mi ha meravigliato. E qui Fofana deve migliorare, perché sarà lui un giorno la prima pista. Ne allena 3, tanto allenarne altri 2 non ha senso. Cioè. Ecco Scuffetti, è dato un 73. E tu hai migliorato il tuffo da 73 a 74. Conferenza stampa, ok? Conferenza stampa. Già parlo male della Juventus di mio, non ho voglia adesso di parlare male ulteriormente. Beh ragazzi, questa la giochiamo, vi dico che poi contro il Cagliari si simulerà. Perché insomma, non vorrei anche arrivare a fare un video troppo lungo. Scuffetto chiede di giocare e credo che se lo merita tranquillamente. Andare con la maglia blu. Però ovviamente andrà in panchina. E tutti a Torino per vedere questa Udinese contro la Juventus. Immagino la lecca che si piglierà. Però vabbè, giocare a Torino fa sempre soddisfazione. Tanto che è lento però, eh. Di Icone per Terò, 1-0 Udinese a 12 dalla fine, sblocca Terò. Vi parla Piero Cifardo dallo Juventus Stadium, è tutto pronto per il match di oggi, pronti a vivere le emozioni della sfida tra Juventus e Udinese. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Si schierano con il 3-5-2. Allora, Ali Adnan. Subito, al primo minuto. Adanza cerca il movimento dei compagni. Pessima idea. Il tackle di Benatia. Questa è la tua Tero. Chance. Però è la super, attenzione! Troppo centrale qui davvero per impensierire il portiere. Di questo giocatore, oggi è il giorno del debutto e ovviamente i riflettori sono tutti buttati su di lui. Esattamente, con l'esordio sarà calcio d'angolo per la Juve. C'è spazio per andare, ottimo l'inserimento. Qui esagerano con il tiki taka, finiscono per regalare il pallone agli avversari. Dai su, Tero, le finte, Tero si gira ancora e c'è Barzagli. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Super pagatissimo. Wigmer, la bandierina esce Buffon, tranquillo! Tero, e salta un gol di porta. Barzagli ancora. Ringraziato. A spazio, prova, sicuro, intervento del portiere. La nevata di porta Barzagli, non ci voglio credere. La nevata di porta. E invece adesso sì, perché si piglia un gol. Aiuta merda da Dybala! E Kums, perfetta chiusura sul tocco verticale. Cosa ha recuperato Kums? Mi sa che sei un bagatissimo, su. Ali Adnan, su Ali Adnan. Questa è ottima per Zapata! Deviazione sfortunata del portiere. E Zapata! 1-0! Questo gol conferma la loro supremazia fino a... Ma attenzione, la Juventus ha già subito sul serio con Dybala! Nulla da fare, era una buona opportunità per pareggiare. Avrà modo di riparare. È uno che si abbatte facilmente. Un in porta. Cioè non è umano, ma Alfarone. Zapata dentro, vabbè, Barzagli si sa che ha un bagnato. Andiamo ben riverso l'area. Comunque. Cross, pericolo. E qua, palla che termina lontanissima dalla porta. Si è capito che Dybala vuole fare gol, su, è la terza volta che lo sbaglia e non vuole fare. Ma io non glielo faccio.
poi noi cerchiamo il colpo di mazzare con De Paul. De Paul segnala, dai, il 45esimo ha portato corto. Quello molto fisico per il possesso di palla. Ha fatto un fallo che è da cartellino rosso, però vabbè. E Barzagli allontana. E non c'è neanche tempo di battere. Il laterale che si va a fare la doccia, anzi a prendere il caldo. Come dice Fabio Caressa, si vede secondo tempo, niente cambi. E la Juve a battere il calcio d'inizio della ripresa. La riporta a Dybala. Parte il cross. Mandzukic quasi prende. Prova ad andare. Cosa? Ha sbagliato una buona occasione. È occasione sprecata questa. Dopo tutto il buon lavoro. Ti sei fatto. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Non si arrende, dai, recupera il pallone. Montolivo. Prima è ammazzato. Grossa ingenuità qui. Concedono la punizione pericolosa. Posizione calciata. A Montolivo, palo. Non ci credo. Non ci credo. Asamoah. Accidente, amico, ha sposato il joypad di un gocciolino. Udinese. Anche la punizione a favore. Ha battuto subito, si palla in chiudere, gioco. Si può chiudere, però. Occhio al movimento dei compagni. Hums, c'ha la prateria per andare. Prova per andare. Di finte. Ed palla che finisce in corner. Ed è angolo. E però c'è anche un cambio. In cui Vado sostituirà Kunz. Sì, lo vedo stanco e ha già fatto anche troppo, non vorrei Tero alto, presa sicura. Nel 90, ma Buffon è Gigi Buffon e non si può dire nulla. È arrivata l'ufficialità. Abbiamo dato anche troppo alla Juventus. Qua dentro Tero, perfetta, per Tero, terzo anello, per Tero, madonna. Ah no, ma c'è calcio d'angolo, quindi si è anche fatto anticipare. De Paul, palla fuori. Non era il suo piede, Stefano. Non era il suo piede, Stefano, ma insomma. Non ha potuto tirare come avrebbe voluto. Veniva fuori un bel gol, dai. Anche a presa di diretta. Perfetto per Tero, insomma. Poteva venire meglio, ma vabbè. Tero. C'è il movimento dei compagni. Tero. Non si fa sorprendere. E qua sei. Palla fuori, sarà corner. Vado dalla presa così. Senza motivo. E qua c'è intervento. E si fa un altro cambio. Facciamo entrare Alfredson. Poi è stato messo da parte. Comodo del portiere, nessun problema per lui. Per via di Montolivo. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso un misure e sarà un piacere commentare il match in diretta. Speriamo di un campo di uno spettacolo. Ne usa col tiro a giro Zapata. Attenzione! 2-0! Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, ha approfittato anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Grande fiuto del gol per l'attaccante, che sta l'allenatore ha deciso di aumentare la pressione. Zapata, grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Chapeau per Buffon. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Danilo, Erto, Badu. Badu. Giro palla per la fine. No, sbagliato controllo. Erto, l'ultimo sforzo. E ci mette la chiocca Danilo, fischia. 2-0 allo Juventus Stadium. Incredibile, gente. Aspettavo comunque una buona prestazione, ragazzi, però insomma non così.
a te sei un paraculo, cioè che Napoli 6.000 e 560.000 e spero che tu sia contenti, giocatore insomma che dai su. Offerta accettata, 30.000, ci dà 60.000, cioè lo trattiamo con, proprio con i guanti, 5 anni di contratto e va bene così. Jerin Bakovu. Offerta accettata, Jerin Bakovu è un nuovo giocatore dell'Udinese. Colpo delle ultime ore di mercato. Ed è in arrivo Jerin Bakovu. Al posto di Bubnić in panchina, che sarà pronto ad entrare a prendere a pivellate tutti. A me si scherza, non è possibile. E però, a notare una cosa, Bakovu prenderà il numero 99. Perché a casa era il numero 99 e lo prenderà anche lui. Cosa manca all'Udinese? Manca un numero 10. E nella prossima finestra di mercato vedremo chi sarà questo numero 10 che l'Udinese prenderà. Ranegi, finalmente, diciamo, mandano a prestito. Ormai 31 anni Ranegi, cioè che ce ne facciamo, non è neanche forte. Ha fatto la sua partita molto mediocre. Vedo che i prestiti comunque stanno andando a gonfie vele. Se mette ore e vedrete non ci sarà più niente, credo, spero. Il giorno si è concluso e qua ci sono due mail, vediamo cosa all'aggiornamento d'Italia. Noi avanziamo fino alla prossima data e poi ci lasciamo. La partita con la Lazio, che giocheremo nel prossimo episodio. Allora, giocatore infortunato, 3 settimane, Romo, vabbè. Allora, io vi saluto, è stato bello, si è vinto 2 partite, si è andato bene, 5 gol, siamo quarti in classifica. Prossima partita, vi spoilerò già cosa succederà, giocheremo con la Lazio, simuleremo con Milan, col Crotone giocheremo con Milan e simuleremo col Bologna. Perché se giocassi 4 partite sarebbe troppo pieno. E dopo sceglierete voi con i commenti, si gioca con la Roma e scegliete una tra Genoa. Hellas Verona e Frosinone. Ok? Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo al prossimo episodio numero 3. Ciao a tutti.